E torniamo libera, è vero? Ecco, ci sono sindaci che si prendono anche la piazza, ma faticano questa piazza a renderla visibile. E il problema, ecco, come se ne esce, come si fa a far fare cortocircuito a un sistema mediatico ormai immobilizzato? Beh, si lavora per il futuro, si lavora con il sindaco che è attento a tutti, ma soprattutto ai bambini, per esempio. Si lavora seminando, si lavora ragionando in termini positivi nei confronti della Calabria positiva, senza aver paura di denunciare quella che positiva non è. Cercando di trasmettere il messaggio che è una società complessa, contraddittoria, complicata, ma che i valori fondanti di una comunità, di una moralità dell'individuo, di un'etica pubblica, devono essere rimessi al primo posto, anche perché sennò si vive male. Quindi legalità, perché la legge ci permette di stare insieme, soprattutto in società complesse, ma una legalità che non sia pura forma, perché sennò davvero si rischia un derby di quart'ordine che ci sta squilibrando la vita da un pezzo fra ismi, tipo garantismo, giustizialismo. Io voglio giustizia, non voglio giustizialismo, e le garanzie devono essere insite nella gestione della giustizia, nella volontà politica di farla funzionare e non di non farla funzionare. Il discorso di fondo è questo, ed è molto molto semplice per certi versi, solo che questa semplicità fa paura, non viene detta e raccontata come tale, e si ha il problema di chi è favorito da qualche cosa. Lo vediamo in questi giorni. Io sfido chiunque a rintracciare in questi giorni, cioè in questi giorni in cui il diluvio già, come dire, comincia a grandinare, e in fondo questo è un libro solo di 2 o 3 mesi fa, quindi fra un po' mi farò la fama di Cassandra definitiva, crescete, prostituitevi e vai con le dadario. Dopo di lui il diluvio succede, quindi buono, cioè questo, vediamo un po', chiediamogli che cosa succede fra l'anno 2, così almeno ci prepariamo. Dicevo, sfido chiunque a trovare un accento di autenticità nelle dichiarazioni dei politici, dei politici centrali degli ultimi giorni. Non è più nemmeno colpa loro, perché sono organismi geneticamente modificati dal potere, non sono più in grado di farlo. Per chi vuole sapere di più, si legga il libro Dopo di lui il diluvio. Bene, andiamo a leggere la motivazione. Sì, oltretutto questo libro potete più tardi, se vorrete, acquistarlo qui in piazza, ed è una buona occasione visto che abbiamo anche l'autore. E arriva intanto il premio con la motivazione, punto di riferimento essenziale nel panorama del libero pensare, autore di scritti destinati a lasciare il segno nel mondo della verità. E arriva il premio L'Elefante d'Oro per Oliviero Bea. Ben accompagnato, ancora non abbiamo svelato perché è così ben accompagnato, chi è questa ragazza misteriosa, fra un po' capirete tutto. Grazie Oliviero Bea, intanto ci godiamo il sogno di ieri, di questa tarde che il sindaco dipende da voi, quindi è meritato. Una cosa l'ha dimostrato, che ha la testa dura e testata, e quindi ha insistito e l'ha portato qui alla fine. Sindaco, stiamo riuscendo davvero ogni anno a portare personaggi importanti che lasciano messaggi importanti, che segnano i cittadini di questa città che vuole anche in questo modo crescere. Un ultimo messaggio proprio da parte tua agli stessi cittadini. Io dico sempre agli emigrati che tornano, io spero assieme a tutti gli altri, io sono una piccola goccia insomma, di potervi mettere nelle condizioni di tornare al nord e di spiegare alla gente che anche la Unione di Correggio sta crescendo. Un abbraccio a tutti gli emigranti, grazie. Grazie all'avvocato Rocco Domenico Ceravolo, sindaco di Laureana di Borrello. Guardate che anche il numero 8 significa qualcosa in una terra che spesso fatica a fare il numero 2, numero 3, numero 4.